che poi essendo io l'ospite Luca non può far altro che dire di sì. Noi adesso scendiamo e lasciamo salire qui una persona che si presenta dopo e capirete perché sale qui. Beppe Severgnini, La vita è un viaggio. Non aspettatevi resoconti di traversate avventurose. Parleremo invece di scelte, di atteggiamenti, di comportamenti, di insidie da evitare, di consolazioni a portata di mano, di ciò che ci portiamo dietro e magari potremmo abbandonare, di quello che abbandoniamo e invece dovremmo portare con noi. Mi illudo, dopo tanti anni di arrivi e partenze, d'aver sviluppato una certa competenza. La prima regola, condivisa da viandanti ed esploratori di ogni epoca, può sembrare banale: viaggiate leggeri. Vale anche per il viaggio che vi propongo. Per partire non servono tante parole, ne bastano 20, come chilogrammi di bagaglio consentiti in aereo, classe economica. 20 vocaboli in grado di accompagnarci e orientarci. Cosa portare dunque? Un atlante per cominciare. Serve a capire come arrivare dove vogliamo arrivare. Ci sono molti modi di attraversare gli anni. C'è chi ama lasciarsi trasportare come un turista e chi vuole scegliere come un viaggiatore. C'è chi si affida a un gruppo e a un capo e si limita a fare ciò che gli viene detto. C'è invece chi osserva, ascolta, annusa, assaggia, tocca e impara a ragionare con la propria testa. Abiti mentali adeguati. Per esempio, la convinzione che sintesi e precisione siano qualità indispensabili in questi tempi affollati. Viva la brevità e l'esattezza, dunque. Spontaneità e pressapochismo sono cose diverse. La prima attira il prossimo, il secondo lo respinge. La consapevolezza che ognuno di noi, non importa quanto adulto, quanto affermato, quanto maturo, ha bisogno costante di incoraggiamento, insegnamento, ispirazione. Il mondo è pieno di cattivi maestri, ma ne esistono di ottimi nella scuola e nel lavoro. È bello frequentarli e conoscerli di persona. Talvolta però è sufficiente leggerne e imparare da loro. La capacità di rinunciare quando occorre, oggetti, abitudini, idiosincrasie, passioni che diventano ossessioni. Sono molte le cose di cui rischiamo di diventare schiavi. La gioia di impegnarsi con gli altri, magari per gli altri. La saggezza di trovare soddisfazione nelle cose semplici. L'intelligenza di capire che ogni generazione deve far spazio alle generazioni successive. Chi viene prima deve lasciare il passo a chi viene dopo. I lamenti davanti alle novità sono patetici e prevedibili. La grazia dell'uscita di scena, sapendo che nessun viaggio e nessuno spettacolo, neppure il nostro, dura per sempre. Queste riflessioni non sono destinate a una categoria o a una generazione. Siamo tutti viaggiatori della vita, viaggiatori solitari, in Italia più che altrove. Forse perché siamo individualisti, intelligenti, intraprendenti e l'idolatria dell'io che domina questo inizio di secolo ha trovato presso di noi terreno fertile. O forse ci sono altri motivi, per esempio il sospetto verso tutto ciò che è comune e condiviso, un sospetto che furbi e disonesti hanno coltivato e sfruttato per i loro scopi. Da molti anni, da quando faccio il giornalista e lo scrittore, provo a capire come siamo fatti noi italiani. L'ho raccontato in migliaia di articoli, centinaia di incontri, una dozzina di libri, in Italia e all'estero. Non ho mai detto e non dirò mai dove, come dovremmo essere, ma cosa potremmo diventare, questo sì. Non ho mai pensato di indicare una meta. Questo compito non spetta a un genitore, a un amico, a un insegnante, a un datore di lavoro, di certo non all'autore di un libro. La destinazione la decide chi viaggia. Se però cercate un compagno di strada, sono qui. Andiamo. Vieni. Volevo... Vieni su. Roberta... Ho chiesto di leggere per due motivi, uno un po' egoistico perché uno scrittore alla fine poi chiacchiera, però
è importante vedere come scrive, ho voluto che scegliesse lei come recitarlo. Roberta studia teatro, ma è una delle volontarie del festival e quindi mi permetto anche a nome di tanti altri ospiti del festival, di Pescara, di Luca Soffri, di Vincenzo, le volontarie sono state, e i volontari, veramente impressionanti, e volevamo ringraziarvi tutti, e questo è un piccolo segno. Quindi prendi l'applauso anche per tutti i tuoi colleghi. Grazie. Grazie. Non cominciate a pensare che Severini si allarga, è appena arrivato e vuol fare tutto lui. In realtà, diciamo, c'è di tutto questo ci eravamo già messi d'accordo a suo tempo, ma io sono qui da 3 giorni e dopo 3 giorni di pranzi e cene a Pescara, diciamo, si comincia a essere un po' appannati. Oggi peraltro è stato coinvolto anche Beppe, quindi brandelli di appannamento li vedrete anche in lui a un certo punto. E a un certo punto del pranzo di oggi le fischieranno le orecchie, visto che continuiamo a citarla, ma a mia moglie Beppe ha detto, io sto per compiere 50 anni, dopo i 50 anni gli uomini cominciano a fare delle cose pazze. Strane. Delle cose strane. E mia moglie si è un po' allarmata. E, naturalmente la prima cosa a cui pensano tutti, diciamo, soprattutto le donne degli uomini, diciamo, sono le cose strane, appunto più ovvie, tradizionalmente letterarie. Ma al di là di quelle che potrò fare io, adesso, diciamo, vorrei chiedere quali cose strane ha cominciato a fare Beppe avendo lui già compiuto 50 anni. Wow, ho compiuto 50 anni da un pezzo. Questa la frase di mia moglie Ortensia, che ha detto: gli uomini a 50 anni fanno tutte cose strane. E tu in particolare si riferiva al fatto che il libro La vita è un viaggio, è il libro più recente di quest'anno, e il libro precedente Italiani domani, che è del 2012, io ne ho tratto un testo teatrale, che tra l'altro è il primo testo narrativo della mia vita. Io non ho mai scritto narrativa, non sono mai stato attirato dal romanzo, io scrivo, cerco di mettere un po' di profumo e di sapore anche nelle cose che scrivo, nella saggistica, negli articoli, però il romanzo no, penso che ognuno deve fare il suo mestiere. La prima cosa è stato un testo teatrale ed è una storia, ed è la storia di un signore che ha passato i 50, che si trova bloccato nell'aeroporto di Lisbona insieme a una ragazza di 28 anni che è furibonda con l'Italia, col suo capo che non la paga e ci prova, con tutte le promesse, gli stage gratuiti, oppure a 200 euro di rimborso, e lei se ne vuole andare, in Brasile da un moroso che non, poi di cui non può. E c'è una terza ragazza con una chitarra e questi passano la notte nell'aeroporto chiuso per sciopero, e lui comincia a spiegare alla ragazza, a fare le prediche alla ragazza. Lui è pedante, non è comincia a dirle, comincia il bagaglio, lei ha troppo bagaglio, ma perché va in Brasile, e la ragazza non lo sopporta. Durante la notte il rapporto cambia, perché in qualche modo lei intuisce che lui, in maniera goffa all'inizio cercando di aiutarla, e parlano di incoraggiamento, di paternità, di rapporto con i posti da cui si viene, i posti dove si va, e la terza canta, e quindi poi non vi dico come va a finire. Noi, il nostro debutto è a Genova il 20 di novembre, andiamo avanti fino a marzo, chiudiamo a Milano, anzi a Cagliari credo, e facciamo 21-22 tappe nei teatri, e abbiamo fatto un'anteprima a Mantova e io recito il mio personaggio, non ho solo scritto il testo, quel signore sono io sul palco, e devo dire che l'ho trovato bellissimo, liberatorio, ma ammetto che è una roba strana. Pare che nessun giornalista in attività mai abbia portato un personaggio su un palcoscenico di un teatro. Molti di noi hanno fatto narrazioni teatrali, credo anche Luca, io ne ho fatte, la fatte Marco Travaglio, Cazzullo, Stella, Scanzi, dico i nomi che mi vengono in mente, ma questa è proprio una storia. Io ho dovuto imparare a memoria 10.000 parole, che è la lunghezza del testo. Io facevo fatica con il numero di telefono, ho detto, non come tutti noi, invece ho imparato, l'attrice, il regista mi hanno aiutato, ci ho dedicato l'estate a questa cosa. Ma è stato molto bello, è stato un po' strano. E secondo te come mai nessuno di noi giornalisti ha mai... No, perché altri... Allora, c'è chi scappa con la stagista, che è quello a cui ti riferivi prima. Tant'è vero che la cosa divertente è che il mio editor del libro diceva: la storia è molto bella, la musica, tra l'altro l'altra canta, ci sono 9 canzoni originali bellissime, la colonna sonora si chiama Da dove vieni e dove vai,
E dice, però non è realistico, perché la ragazza è una bella ragazza, che io ho conosciuto a Londra, perché è italiana, ma lavora come attrice teatrale in Inghilterra, la cantante lavora in Belgio, è italiana anche lei, quindi una vera produzione europea. Non è possibile, tu sei stato tutta la notte in questa pièce teatrale, in un aeroporto chiuso, con una bella ragazza, con i capelli lunghi, biondi, con gli short, eccetera, e non, sostanzialmente non ci hai provato, è impossibile, non è realistico. E io ho detto, ma no, invece, gli ho detto, invece io credo che molti uomini, quasi tutti quelli che conosco si sarebbero, questa è una ragazza in difficoltà, tesa, nervosa, all'inizio sono pedante, poi trovo la nota giusta, lei aiuta me almeno quanto io aiuto lei, perché dietro la mia sicurezza, poi alla fine, eccetera, e sono paterno. Tant'è vero che è piaciuto molto a Mantova alla generazione dei papà e delle figlie. Io ho tante lettrici che hanno un'età che comincia per due, qualcuno mi ha fatto le foto anche venendo qui, e i papà della mia età. Allora, qualcuno fa, invece in quell'aeroporto si sarebbe comportato diversamente. C'è chi compra la decappottabile, c'è chi compra una moto, cioè il ragazzo non stava in piedi sul lui, i cinquantenni si ricordano il lui, il vecchio, o sulla Vespa, e comprano una moto da 1200 g. C'è chi trasforma le passioni in ossessioni, ma tu ti sei accorto, tu vivi a Milano come me, cioè i cinquantenni italiani, i miei coetanei, tu tra poco ti diamo il benvenuto nella categoria, sono tutti podisti, ciclisti o gourmet, cioè questa terza categoria la riconosci dalla circonferenza, e sono passioni che diventano ossessioni. Io ho degli amici, ho dovuto interrompere dei rapporti sociali, loro vanno in bicicletta, hanno il mozzo al posto delle pupille, e tu non li, qualunque cosa li parli, di politica, di sport, di calcio, di niente, gli interessa andare in bicicletta. Allora potrei andare avanti con l'elenco, io non so cosa farai tu. Per il bene della mia amica Daria, mi auguro che tu faccia teatro, perché le moto sono pericolose, le auto costano un sacco di soldi, la bicicletta a una certa età, se si esagera, fa male al cuore, e fanno male al cuore in maniera diversa anche le stagiste. Top. Senti, invece, siccome so che sei bravissimo... A far che? A fare un sacco di cose, effettivamente. Io mi limito adesso, ma poi lo capirete dalle cose puntuali che cito, mi limito adesso a dire che nel libro di Beppe ci sono... Il libro di Beppe è molto bello, ci sono tantissime cose. No, adesso dice così. Oggi è venuto da me e mi ha detto, guarda, ho riletto il libro... Ma sai che è proprio bello? Con un sincero stupore negli occhi, che no, non sa che mi ha fatto un complimento enorme, perché uno riconosce fra colleghi, bello il libro, bello, l'hai letto, sfogliato. E invece è venuto e mi fa, ma sai che è proprio bello? Grazie Luca, vai avanti. No, ero sulla spiaggia di Pescara mentre lo rileggevo, oggi su una barca, quindi sarà anche stato il contesto, ecco, se vuoi te la metto così. Ma quel genere di bellezza, io ho un debole, esattamente forse perché non so scrivere i libri e sono molto superficiale e dispersivo, e quindi ho un debole per i libri in cui ci sono tantissime cose, ancora più appunto che per i libri che hanno una loro compiutezza generale. Qualche diffidenza sul titolo marzulliano, ma poi magari mi dici qualcosa anche su questo. E quindi no, però appunto... A parte questa tua bravura di cui parleremo puntualmente, sono la bravo un quarto di quello che dici, posso permettermi anche un titolo marzulliano. È Marzullo che non si può permettere i titoli marzulliani, io sì. E quindi lo chiedo a te di raccontare, perché stavo parlando della tua bravura nel raccontare, che diciamo esploderà in questa tua nuova carriera teatrale naturalmente, ma lo chiedo a te di raccontare di cosa parla questo libro. Ho la netta sensazione che lui c'ha una serata impegnativa, io sono la fettina, la sottiletta fra i due colossi, piccolo e mentana. E allora ha detto, lasciamo parlare, così mi rilascio. No, siccome l'hai letto, ci conosciamo, mi fai le domande. Se vuoi posso dire lui adesso mi rilasso, così cosa chiederò a mentana? È andata bene con Francesco, sono tutti e due molto bravi, quindi adesso Beppe, la sottiletta, no, lavora. C'ho gli appunti con la matita, se vuoi li mostro, però esattamente per quella cosa dei 50 anni devo prendere gli occhiali. No, sul serio, di cosa la domanda è, di cosa parla il tuo libro?
Il mio libro parla di 20 cose, usa 20 parole per cercare di essere utile. Io amo molto l'aggettivo utile, sono convinto che i libri debbano essere utili. I libri inutili non li vuole nessuno, anche i romanzi devono essere utili. Un romanzo, un bel romanzo, ti getta luce su una parte della realtà o magari della tua esperienza cui non avevi pensato. È come se qualcuno con una pila ti dicesse: guarda là, questo è un pezzo della tua vita che tu avevi in qualche modo accantonato, e un bel romanzo, se non è utilità questa. I classici sono utili perché riescono a fare questa operazione con generazioni diverse. Un saggio può essere utile. Io ho cercato di essere utile perché, siccome sono tempi complicati, cioè non, ero a Bruxelles nei giorni scorsi, e con garbo, però tutti fanno notare, noi stiamo passati in questi giorni, facciamo il conto, 3 anni fa era ancora, c'era un primo ministro ancora in carica, perché credo che Berlusconi sia dimesso l'11, adesso non vorrei sbagliare, di novembre, quindi del 2011. Ogni anno che facciamo un festival a Pescara c'è un governo diverso. Ecco, allora, c'è una situazione politica, diciamo, in flusso, vi piace, così ce la caviamo, perché, insomma, molto mobile. La situazione economica la sappiamo, mica voglio farvi gli elenchi. Io ho la sensazione che molte persone, i miei lettori, abbiano bisogno di ragionare, di qualcuno con cui ragionare. E uno scrittore, l'autore di un libro, è qualcuno con cui ragionare su alcune cose. Siccome io non voglio fare il guru, non voglio fondare una setta, non voglio fondare Publitalia 2020, non voglio fare niente, io voglio rendermi utile. E ho scelto 20 parole come brevità, e io penso che per la brevità passino molte delle vicende italiane e della necessità della brevità. Possiamo poi parlarne. Tutte le cose di successo a cui pensate che vi piacciono, quasi tutte hanno il dono della sintesi, se ci pensate. E chi ha capito questo fa molto bene in qualunque mestiere. Sull'empatia, sull'incoraggiamento, l'ha letto prima Roberta. Io penso che tra le 20 parole poi c'è precisione. Io a un certo punto sul palco dico alla ragazza, a Marta, dico: Marta, perché lei mi dice, sospetta che io sia pedante. Io dico: no, guarda, le persone pignole sono pedanti, le persone precise sono romantiche. E tutti noi abbiamo sofferto quando abbiamo avuto a che fare nella vita privata o nel lavoro o a scuola con persone imprecise. Essere precisi è un regalo che fai agli altri, esattamente come essere breve, perché offri una spremuta di pensiero, fai risparmiare tempo alla persona a cui scrivi o a cui parli. I ragazzi sono più bravi di noi in questo. E così via. Quindi brevità, empatia, precisione, incoraggiamento. Mi sono interrotto prima, l'ha letto Roberta. È forse la parola più importante tra le 20 del libro. Incoraggiamento vuol dire che di questi tempi in Italia ci sono persone che danno continuamente ordini a tutti i livelli, dall'ufficio fino al Palazzo Chigi, e altrettante persone che fingono di obbedire e non obbediscono. Io penso che per l'incoraggiamento dei cittadini, l'incoraggiamento di un ragazzo che lavora, e cosa vuol dire incoraggiare un ragazzo che lavora? Dico nel capitolo sull'incoraggiamento, dico: i ragazzi vanno pagati. Non puoi incoraggiarli a chiacchiere, altrimenti questa generazione come fa a prendere casa? Allora, i ragazzi vanno pagati, e l'incoraggiamento è qualcuno che ti aiuta e ti dà coraggio, è una cosa importantissima. E c'è un capitolo su questo, c'è un capitolo, quello finale, su Sipario, che mi sta molto a cuore, è l'ultimo del libro ovviamente. Quante persone vedo, dalla politica allo sport, all'industria, alla grande distribuzione, alla finanza, che rischiano di rovinare alla fine di una vita produttiva le cose buone che hanno costruito prima, perché non hanno la lungimiranza di capire che le finestre di casa tua devi chiuderle prima che le chiuda il temporale, e che uscire di scena è un'arte importantissima. E quanti lo stanno, io, il caso più clamoroso è il Berlusconi citato prima. Vi piaccia o no, qua ovviamente ci saranno le opinioni più diverse, ma non c'è dubbio che se tu pensi di aver costruito qualcosa non la puoi lasciare appassire nell'autunno del patriarca, ma vale anche nelle aziende, negli uffici. Mi fermo, ho scelto 5 parole, può essere qualcuna che ti piace,
mi dici quale ti interessa. Io credo che ragionare su queste cose con i tuoi lettori funziona. È arrivata prima una signora, mi ha detto che ha usato questo libro nelle scuole elementari, non so come ce l'ha fatta, dice che ha usato, immagino, un capitolo sulla precisione e ha ragionato con i ragazzini sulla precisione. Io credo che, ecco, che un libro che riesce a ragionare su queste cose e a portarsi dietro il lettore, a emozionarlo e ti dà un argomento per parlarne a cena con gli amici o con tua moglie o con i tuoi figli, è molto importante, non sia un libro inutile. E cosa ho cercato di fare? Secondo me loro si sono segnati con grande brevità e precisione, i ragazzi vanno pagati e adesso appena arrivano a casa presentano il conto. Voi non siete elementari, siete più grandi. Loro per esempio, quanti anni hai detto che hai? Ecco, uno scrive un libro, io questo libro e quello prima li ho scritti per i ragazzi che finivano l'università, ti assicuro, come ti chiami? Ecco, Margherita. Li ho scritti, poi con mio stupore ho saputo che viene letto da ragazzi delle medie. Mi diceva Daria, ha scritto il romanzo di Daria, molto bello, l'ultimo, L'amore che ti meriti, mi ha detto che la figlia, quanti anni ha vostra figlia? Quasi 12. È svegliissima, però ha preso il libro e l'ha letto in frettissima perché le interessava. Quindi i libri fanno quello che vogliono loro. Io, Luca, quando scrivo un libro, tengo di fronte, c'ho anche la foto, non sto inventando, un cartello che ho comprato in una bancarella da qualche parte, di questi con le frasi celebri sulla lettura e sulla scrittura. E c'è una frase di uno scrittore minore del primo o secondo secolo dopo Cristo, penso di origine nordafricana, latino, si chiama Terenziano Mauro. E la frase in latino è «De captu lectoris habent sua fata libelli». So che tutti sapete il latino, ma lo traduco lo stesso. Vuol dire: il destino dei libri sta nelle mani del lettore, anzi sta nella de captu lectoris, nel modo in cui verrà ricevuto dai lettori. E io ho scoperto che questo bisogna pensarci ancora prima, poi dopo, una volta fuori, i lettori ne fanno quello che vogliono. Però la brevità è una cosa a cui tengo molto e che loro potrebbero insegnarci. Nel senso che quando io chiedo a mia figlia come è andata a scuola, le dice bene. È un grande esempio di brevità. Quando tua Senza dubbio. Tua figlia e tutte loro sanno usare strumenti come WhatsApp e gli SMS, anche usando faccine e tutto il resto, in maniera magistrale. E io ho un padre di 98 anni che mi dà i voti agli articoli. No, ve lo dico perché chi ha dei papà ce li conservi, rimarranno papà e mamme per sempre. Mio papà a 98 anni mi dà i voti e gli articoli, li trovo con scritto sei meno, 5 al 6, oggi era meglio Ostellino. Questo è veramente un momento. Questa è una provocazione. Ho preso solo, qualche giorno fa ho preso 10 più perché lo citavo nel pezzo. Allora c'era 10 più, parentesi, ovvio, punto esclamativo, perché non c'era il tipo. A proposito, non c'entra niente, ma questa è troppo bella. Quando provavo in campagna tutto il gruppo del teatro, facciamo le prove mattino pomeriggio, mio padre, che alla sua età dimentica spesso le cose, ma le dimentica, è impossibile che tu ricordi tutta questa roba qua. Si è seduto, ha preso il copione, proviamo. E io facevo la mia parte e lui faceva la parte di Marta, cioè di una ventottenne, un uomo di 98 anni seduto sotto una magnolia che diceva non ne posso più di questo paese, è del mio capo che fa il cretino e ci prova, mio papà di 98 anni, era da filmare. Allora, a mio papà, io ho un figlio di 22 anni, tantissimi nipoti di tutte le età. Sono talmente tanti che li chiamo per numero. 28, vieni a trovarmi domenica, vieni a cena numero 14, così, sono tantissimi. Stefania, ne ho due. Chiara, due. Carlo, tre. Ma proprio una roba... E quando arrivano, mio papà fa sempre le prediche. Mi fa piacere, perché se le fa ai nipoti, non le fa a me. E questa cosa dice, voi, guarda quanto tempo... E gli ho detto, papà, rispetta il fatto che sappiano fare tante cose tutte insieme tanto velocemente.
Guarda che usare la scrivere la cosa giusta, un ragazzo di qualità sa i danni che si possono fare in un con un SMS sbagliato, con il WhatsApp sbagliato, con la fotografia sbagliata, il commento a Instagram sbagliato o compagnia bella. Non usate Ask e queste robe lì che sono una schifezza. Loro sono campioni della brevità, sono abituati a vivere tempi veloci. E per fortuna che i tempi sono veloci e ci sono loro. Io se sento ancora un elogio della lentezza. In Italia la lentezza è diventata la scusa per la pigrizia e per l'ostruzionismo. Ci sono poche cose che viva la lentezza, cibo e sesso. Il resto no. Quindi loro sono velocissimi su queste cose. E io dico a mio papà, rispetta questo fatto, che siano veloci e sappiano fare tante cose insieme, in milanese moderno multitasking. Ma io dico, quando mio papà non c'è, ai miei nipoti e a mio figlio, rispettate il fatto che papà a 98 anni prende una pagina del Corriere della Sera, non si spaventa, la affronta e dall'inizio alla fine la legge e vi dice, ve lo sintetizza in due frasi, a 98 anni. Esiste la generazione video, esiste la generazione audio, che è la nostra, che ha imparato con gli altoparlanti, gli hi-fi e i microfoni nelle assemblee scolastiche, invece vedete che ce la cambiamo bene. Esiste la generazione testo, che è la generazione nata prima della guerra. L'intelligenza è di mescolare le cose. Io dico sempre, papà, non pretendo che tu mandi, usi WhatsApp, ma rispetta almeno. E io dico ai coetanei, non deridete i ragazzi che sanno fare queste cose così velocemente, perché la sintesi e la brevità sono il marchio della loro generazione. Ma a voi dico, non deridete e non sottovalutate il fatto che affrontare un testo lungo è fondamentale nella vita. Vi capiterà quando si a scuola, vi capiterà più avanti, vi capiterà sul lavoro quando vi danno una relazione, vi capiterà tirar fuori il succo emotivo di un romanzo, leggere un... Nel mio libro non è tutto interessante, ma ci sono tre cose interessanti e tu capisci quali sono. Allora, un atleta mentale deve saper correre i 100 metri dagli SMS dello WhatsApp e la maratona del libro. Noi siamo a un festival delle letterature, quindi viva il libro. Allora, fare questi ragionamenti secondo me è utile e loro sono stati tutti attenti, vuol dire che se andate nel capitolo della brevità e sentite il dialogo con mio padre e così via. Poi ce n'è uno sull'insegnamento e parla della scuola, vedi che si può parlarne. No, con me sfondi una porta aperta, figurati, anzi ho apprezzato tantissimo il tuo capitolo sulla brevità e le cose poco ipocrite e conformiste che dici appunto sull'efficacia della comunicazione breve, della sintesi. C'è un altro tormentone che tu, diciamo, stronchi di passaggio, tipo gli elogi della lentezza, cioè quello che viene tecnicamente chiamato oggi long form journalism, cioè gli articoli molto lunghi, no? C'è fra gli addetti ai lavori o fra i lettori più attenti, eccetera, una grande discussione sul fatto, ma non si leggono più gli articoli lunghi, gli approfondimenti. Diciamo, è un modo di dire un po' come dire buongiorno la mattina, perché poi quasi nessuno di quelli che lo dicono troverebbe mai il tempo di leggere un articolo, o avrebbe nemmeno voglia forse di leggere un articolo molto lungo, salvo rari casi. Io ho appena dovuto fare un volo, diciamo, abbastanza lungo e sono riuscito a leggere un articolo molto lungo sul New Yorker, che mi è molto piaciuto, sono bellissimi certi articoli molto lunghi, ma l'insistenza, diciamo, sul fatto che il mondo vada in quella direzione o possa essere ricondotto a quella direzione quando sta andando in un'altra, mi sembra appunto molto pretestuosa. Ma su questo poi racconti delle cose fantastiche e su cui ho provato dell'invidia, sulle cose che ti insegnava Montanelli a proposito della sintesi e a proposito del ridurre piuttosto che allungare. E allora, al di là di tutte le cose che vuoi dire e raccontare su questo, mi chiedevo anche, secondo te Montanelli, appunto, che tu citi moltissimo e di cui evidentemente appunto non solo hai sentito molto l'influenza durante tutto il tempo in cui lo frequentavi, Montanelli era un, lo dico a tutti, ma Montanelli era un grandissimo giornalista toscano, è un vero personaggio, diciamo, quindi è diventato molto famoso e popolare molti anni fa, non soltanto per la qualità del suo giornalismo, ma anche perché appunto aveva una personalità e un carattere molto particolari che si facevano molto notare e con cui Beppe ha lavorato molto. Cosa direbbe Montanelli di questa tua stranezza teatrale oggi? Ma lui era stranino anche lui, eh? E
Lui ha scritto per il teatro, aveva una grandissima passione per il teatro, il Generale della Rovere l'ha portato a teatro, non l'ha interpretato, ma ha scritto per il teatro, lui ha scritto per il teatro Buzzati, io sto parlando di giornalisti, e molto più importanti e bravi di me. Il passaggio è proprio andare poi sul palco e recitare il personaggio. Montanelli, io non ho scritto libri su Montanelli, non partecipo a trasmissione o commemorazione, ma è la persona che mi ha convinto a fare giornalista, che ha creduto in me all'inizio, e io penso che chi comincia il nostro mestiere ha bisogno di qualcuno che gli dia, torniamo lì, incoraggiamento, pratico, anche bravo, ce la puoi fare, ogni tanto mi dava in termini tecnici dei cazziatoni che sono necessari, perché ogni tanto devono arrivare. E a lui è dedicato una parola che è irregolarità. Ho messo di proposito le due cose che ho scritto di lui. Quando se n'è andato, nel luglio del 2001, e nel decennale, nel luglio del 2011. Quindi è un capitolo fatto di due lunghi ricordi. Sono le uniche cose che ho scritto di lui e ci tenevo molto, perché è stato un maestro di molte cose. E questo libro, qualche volta è costruito come un dialogo, qualche volta è la parola, qualche volta, vi dico, prima di tornare a Montanelli, il capitolo sull'insegnamento, cui tengo molto, io ho preso alcune frasi, secondo me illuminanti, che c'erano dalla scuola di Barbiana, nella lettera a una professoressa di Don Milani, ho preso alcune frasi, la signora dice di sì, ma geniali, e ho cercato di attualizzarle. Quindi ogni capitolo è giocato in maniera diversa. In quello di Montanelli c'è questo lungo ricordo che non faccio, perché sennò ci contraddiciamo a proposito della sintesi, e racconto che quando gli portavo gli articoli, avevo 26-27 anni, lui non aggiungeva, toglieva i che. Cioè l'idea che non si mettono due che in una frase, non so se mi ha mai detto la regola, io però vi dico, da stasera uscite di qui, dimenticate pure tutto, soprattutto voi ragazzi, ma questa qua, mai due che in una frase per nessun motivo. Capito? Io dico che il ragazzo che mi hai presentato è simpatico. No, io dico, due punti, il ragazzo che mi hai presentato è simpatico. Lo sforzo di eliminare il secondo che vi porterà a scrivere bene. Allora, Montanelli toglieva verbi lunghi, toglieva parole, e mi ha insegnato che scrivere è come scolpire, che le parole in più non sono superflue, sono dannose. È un'altra cosa. E che la scrittura è un'arte. Poi mi sono accorto, andando a scuola, che Tacito, che era l'autore latino, mi piaceva, era così, scriveva in una maniera formidabile, e che i grandi latini come Marziale scrivevano in quella maniera lì, e che i giornalisti che mi piacciono di più, e l'autore che mi è più caro, protagonista di un'altra parola, la parola ispirazione, che è Cesare Pavese, il capitolo si chiama Le Langhe confinano col New Jersey, e parlo di come io ragazzino cremasco, Lombardia, Cesare Pavese e Bruce Springsteen, coppia improbabile, sono stati quelli che mi hanno insegnato la bellezza e l'emozione dei luoghi normali. E vi assicuro che chi sa fare quello, che sa spiegare a un ragazzo di Pescara che la tua città vista dal mare o il mare visto dalla tua città è bellissimo, perché a un certo età si comincia a non vedere più le cose, e a me spiegava che la campagna fra Crema e Brescia era bellissima, e lì qualche volta ce ne vuole, però era bellissima veramente. Allora, Pavese scriveva allo stesso modo, se voi guardate le varianti di Pavese è tutto in levare. Molti degli scrittori che vedrete in questi giorni, alcuni li conosco, ho letto molti, quasi tutti quelli che funzionano operano in levare. E Montanelli mi ha insegnato i che da non mettere, le persone da non frequentare, gli attacchi da non portare, qualche volta è difficile perché viene spontaneo nel nostro lavoro, i luoghi dove non andare perché comunque non va bene. Lui è stato un grande maestro di non, e vi assicuro che qualcuno che vi aiuta a capire cosa non fare, non dire, no, non aggiungere, è un grandissimo maestro. E infatti non uso questo termine con leggerezza, lui per me lo è stato, e mi sembrava giusto
in una delle 20 parole mettere perché un maestro o più di uno a tutta l'età è fondamentale. E bisogna stare attenti perché c'è gente, i seduttori sono subdoli adesso, c'è gente che di solito vuole venderci qualcosa, è ben più costoso di un libro e ben più pericoloso. E quindi trovare dei buoni maestri, magari qualcuno che leggi e ti ispira, qualcuno che ascolti, ma tu non sai l'importanza. Tu hai avuto qualche buon professore, per esempio, a scuola? Qualcuno che tu classifichi in questa cosa? Questo mi ha cambiato la vita. Poi ti dico un caso a proposito proprio di precisione, di sintesi e di scrittura breve. Ti dico ti dico brevissimamente perché non gliene frega niente a nessuno, ma tu apprezzerai. Io ho avuto una professoressa d'inglese bravissima al liceo, che malgrado io avessi fatto alle medie francese e fossi finito in un liceo sperimentale di cui sono molto contento, dove si facevano allora due lingue, cosa che non succedeva, essendo bravissima, mi ha, diciamo, recuperato da lì all'inglese, mentre avevo una scarsa professoressa di francese, il mio francese è quindi piuttosto scarso. E tu ti puoi immaginare che avere una professoressa bravissima in inglese per 5 anni al liceo rispetto alle cose che tu sai che faccio oggi e al rapporto che io ho oggi col mondo sia stato, diciamo, una grande fortuna. E tu ti è mai capitato di ricordare o di scrivere di lei o di parlarne prima di stasera? Come si chiamava, per esempio? Si chiamava Paola Sassi. C'è ancora? Sai che non lo so. Comunque Paola Sassi, dovunque è, qui o su, è contenta che qualcuno tanti anni dopo si sia ricordato con nome e cognome che ha fatto qualcosa di utile. Adesso mi fai sentire mortalmente in colpa. No, non è vero, l'hai fatto, l'hai ricordato, secondo me è importante, e i maestri sono tanti, li trovi sul lavoro, ne trovi qualche volta gli zii hanno un ruolo, sono dei grandissimi maestri, soprattutto gli zii eccentrici. Se non avete zii, cioè, i miei nipoti e mio figlio ne hanno una collezione, quindi loro non hanno. Ma uno zio eccentrico è utilissimo, perché i genitori sono obbligati a dare le regole, a dare le punizioni, a dare i premi, ci tocca. Ma uno zio può permettersi di lavorare ai fianchi, è come la cavalleria, passa, fa delle robe strane. Io ho un fratello che, per dire, ha una ragazza molto più giovane di lui, va avanti e indietro, è un simpatico, andiamo da fra l'Italia e il Brasile, c'ha delle macchine sportive pazzesche, e mio figlio vede, è sconvolto, perché lui vuole lo zio che arriva con la Porsche e gli rovina il gusto, perché lui come fa a fare delle robe più strane di suo zio? Non può. E io dico, vai fortissimo mio fratello, parcheggia davanti a casa, però non dare la macchina a Antonio, grazie, questa è l'unica roba. Allora, questa professoressa, brevissimamente, ma questa in qualche modo mette insieme tanti pezzetti, non sono lezioni universitarie, stiamo parlando di un libro, la brevità, la sintesi, l'incoraggiamento, l'irregolarità e anche nell'insegnamento. La cosa che vi racconto adesso, io ero un ragazzino facondo, la parola facondo non si usa più, ma io ero facondo e capirete perché. Alle medie, tu fai la terza media? Ecco, alla tua età, ti dico, alla tua età io scrivevo dei temi impossibili, lunghi, ampollosi. Sono arrivato in quarta ginnasio, quindi l'anno dopo, e avevo sempre ottimo, ottimo, bravo in italiano, con delle parole, delle forme, non due che, cinque che, delle frasi, parole. Sono arrivato al ginnasio convinto di essere molto bravo in italiano. In effetti ero il più bravo della classe in terza media, ho preso ottimo, ottimo, non so, c'è ancora, vado là e spacco il mondo. Arrivo e primo tema 6, secondo tema 6 meno, e io ero rimasto un po' colpito, ma com'è che non sto sbagliando? Pensa cosa facevo, Margherita. Io al mattino, prima di uscire, non sto inventando, c'è nel libro, al mattino prima di uscire di casa, aprivo il vocabolario, sceglievo 3 parole di cui non conoscevo il significato, le memorizzavo e qualunque fosse il tema assegnato ce le cacciavo dentro. Per esempio, sceglievo palese, criptico e allegorico. Se vuoi leggo la versione del libro di questo tuo racconto. Vai. Sceglievo ogni polisillabo che mi avvicinasse all'obiettivo. La mattina, prima di uscire di casa, aprivo a casa il vocabolario e sceglievo 3 parole insolite. Per esempio, palese, criptico e allegorico. E le includevo nel componimento. Il tema assegnato era irrilevante. Il progresso?
È palese il collegamento tra progresso e istruzione. Può sembrare criptico solo a chi rifiuta il valore allegorico di alcuni personaggi letterari. La famiglia, il ruolo del padre è allegorico, un riferimento palese e costante per i figli, un ruolo criptico per l'interessato. Un ragazzino che scrive in questo modo va affidato subito a uno specialista. Un tema sulla primavera, perché anche quella vuol fare, un tema sulla primavera, sono ancora capace a farlo. È palese il cambio di stagione, piccoli segni criptici nei campi e un'allegoria di colori nel cielo, è facilissimo. Guardate che questa cosa fa ridere. Ma mentre Beppe prima raccontava della sintesi, che sui due che nella stessa frase diciamo avrei da ridire, ma non mi concentrerei su questa cosa, sulla sintesi, sul togliere, sulle parole superflue, eccetera. In realtà la grandissima parte, Beppe lo sa, del giornalismo e dell'informazione corrente è costruita esattamente come Beppe faceva i suoi temi quando andava a scuola qui. E io mentre lui raccontava mi immaginavo un articolo medio e normale di cronaca della giornata di oggi del Festival a Pescara, dove io direi è stato presentato da Luca Sofri il libro di Beppe Severgnini, La vita è un viaggio, allo spazio Matta davanti a 400 persone, eccetera. Invece l'articolo che voi leggerete è: l'autunno porta fortuna al Festival di Pescara e i pescaresi hanno vinto la loro usuale ritrosia e la pigrizia che li tiene vicini a casa, soprattutto complice la grande gastronomia della nostra regione, per raggiungere in un momento in cui la cultura nazionale è molto in difficoltà un festival in cui, eccetera eccetera. Ecco. Ma guardate che sono davvero così e con un compiacimento uguale a quello di Beppe. Cioè la ragione per cui oggi grandissima parte del giornalismo è fatto così, con artificio e letteratura presunta continua, che poi ci sono quelli che lo sanno fare, ci sono quelli che non fanno, cioè se io leggo un articolo di Vittorio Zucconi che è scritto così dall'inizio alla fine, però massimo rispetto, cioè è una specie di campione del mondo appunto della capacità di scrittura letteraria nel giornalismo. Invece applicata a qualunque cosa è figlio soltanto di un'idea che simile a quella appunto di Beppe, ma lui era bambino, che se io non ci metto del mio, diciamo, l'articolo non vale e non è gratificante. E invece appunto è vero esattamente il contrario, che più si toglie e si resta all'informazione dei fatti. Posso fare io il titolo di oggi? Allora, il titolo di oggi è questo invece, della serata. Tra Francesco Piccolo e il grande Mentana, Severgnini parla delle medie. Ti piace? È perfetto, che simmetria! E questa l'ho inventata al momento, non potevo. Allora, finisco la cosa, perché Margherita sta dicendo, com'è finita? Se poi hai fatto lo scrittore e giornalista, prendevi sei, adesso arrivo. Allora, io scrivo in questo modo, ed ero veramente, e usavo gli avverbi in mente, andavo lungo, cioè, e sei meno, sei, cinque al sei, ed ero deluso, ma non deluso io, ero deluso e dispiaciuto per la professoressa. Si chiama Paola Cazzaniga Milani, veniva da Milano, cosa che un tredicenne sembrava quattordicenne interamente logica. Paola Cazzaniga Milani, dicevo, povera, ha qui un talento chiaramente proprio e non capisce, è l'occasione della sua vita, avrà uno, potrà dire i suoi nipoti e io ho avuto Giuseppe allora come mio, e non capisce, ed ero dispiaciuto per lei, cioè per capire che, cioè, un ragazzo che scrive. Mi ricordo che un tema sulla libertà cominciava così, è stato il tema della svolta, dicembre era un tema sulla libertà e io cominciavo a 14 anni non ancora compiuti, io sono nato a Santo Stefano, cominciava così: non occorre essere crociani per capire che la libertà è la molla della storia. Allora, se tu sai chi è Benedetto Croce, tua mamma deve portarti a uno specialista, subito. E se scrivi così deve portarti. Allora, e ho preso il solito 5 al 6. Poi andavo avanti con cose roboanti. Un mio amico, si chiama Massimiliano, era uno di quei geniacci, disegnava da Dio, in matematica e fisica ne sapeva più lui della professoressa, imparava a suonare il sassofono. Lui è quello che ha insegnato a suonare il sax a Paolo Panigaglia di Elio e le Storie Tese, che purtroppo adesso non c'è più. Un talento assoluto, però un disadattato scolastico, cioè ha sempre i libri sbagliati, ha fatto delle robe, eccetera. E lui quel giorno il tema della libertà
l'ha fatto anche lui, Massimiliano, adesso vive negli Stati Uniti, che era un mio amico, facevamo insieme i fumetti, lui faceva le immagini, io le parole, e lì avevo il palloncino del fumetto ed ero costretto a essere sintetico. Quindi non è che non... facevamo il fumetto su Homo Nivis, l'uomo delle nevi, ce l'ho ancora una copia, sarebbe... E la professoressa dice, bene, dai compiti, sei. Dai. Poi dice, beh, vorrei che la lettura in classe del tema migliore, il tema migliore, Massimiliano, lui che ha, cioè, ha pensato a uno scambio di persone, l'ha guardato e mi ha detto, io, se sta bene, c'è qualcosa, leggi. E lui legge, il tema sulla libertà era questo, la libertà è il cielo azzurro là fuori, ma è una giornata così bella e quell'azzurro è così intenso che ho deciso, che è troppo doloroso pensarci chiuso qui dentro, quindi ho deciso, quella è una fotografia, punto, 9 ha preso. Cioè io ho avuto, ero, sai, senza, ma non ero invidioso, non sono mai stato capace di invidia, purtroppo nel mio mestiere aiuterebbe, ma non sono capace, questa è una roba, sono vanitoso, ho un sacco di difetti, ma non invidia no. E infatti non c'è, escono tutti, l'ha visto la mia faccia, la professoressa Cazzanè mi chiama e mi dice, ha visto, e mi dice, ricorda, meno è meglio. Da allora, mai superare la seconda facciata del foglio di protocollo, mai più di che in una frase, mai più di un aggettivo, perché il secondo e il terzo aggettivo inflazionano e annacquano il primo. L'aggettivo ce ne sono 20.000 nella lingua italiana, e quindi è facile, sono gratis, li metti qua. No, devi scegliere quello giusto. Se io dico che voi ragazzi siete simpatici, carini, sorridenti, voi dopo un po' sbadigliate. Se io dico, c'erano dei ragazzini impressionanti. Voi dite, wow, vedi che ti ha colpito? Perché è impressionante? Poi te lo spiego, se vuoi un complimento, naturalmente. Allora, mai un aggettivo, sceglierli bene, mai superare, e soprattutto, e qua mi fermo, mai usare parole che... usare soltanto parole che tutti potessero capire. La capisce Margherita che ha 13 anni, l'ho capito, e non c'è una parola che ho usato. Ovviamente con Criptico abbiamo giocato, però non c'è una parola che io abbia usato oggi che ha messo qualcuno in difficoltà, non c'è una costruzione che abbia messo qualcuno in difficoltà, eppure uso i congiuntivi. Non importa quanto giovane, vecchio, istruito, stanco o nervoso sia il lettore, tu devi scrivere in un modo di appassionarlo, di coinvolgerlo e di farti capire. Se uno scrittore o un giornalista non si fa capire, la colpa è sempre sua. Questa regola non ha eccezioni. Montanelli, e qua chiudiamo, ci diceva, io vi perdono tutto meno due cose. Primo, essere noiosi. E secondo, guai se vi sento dire il lettore non ha capito, il lettore ha frainteso. Se non ha capito e ha frainteso, vuol dire che tu non sei stato abbastanza chiaro. Ti piace come lezione? Fate un tema quest'anno che spacca. Ma l'ha detto Severgnini, sta diventando un alibi per una quantità di cose per questi ragazzi. No. Allora, diciamo, è la presentazione col più alto tasso di citazione dei congiunti, diciamo, dei presentatori, però mia figlia, che conosce, diciamo, questi meccanismi e queste mie attitudini, come avete notato, avere una passione per la sintesi, la brevità e togliere, è arrivata a casa da scuola la settimana scorsa e mi ha detto, ho preso 6,5 nel tema in italiano. Io ho detto, come hai preso 6,5? 6,5 è buono, ha detto lei. No, 6,5 non è buono. No, perché hai preso 6,5? Fammi vedere il tema. No, non ce l'ho, non me l'ha dato. E allora perché te? Allora, o lei è furbissima, cosa che io non escludo, e sa come fregarmi, però, diciamo, mi ha spiegato questo. No, per esempio, avevo scritto, abbiamo messo gli zaini per terra, e il professore mi ha corretto in, abbiamo collocato gli zaini per terra. Io mi sono arreso. Cioè, a quel punto non sape- è imbarazzante smentire il professore e dire ha collocato, perché uno deve scrivere collocato? Guardate che c'è uno dei problemi dell'Italia, è che uno parla, cioè quando parla senza microfono, microfono collocato, pancia, ventre, sono andato, mi sono recato. Cioè, tu pensa, se tua mamma torna, tu come ti chiami di fianco a Margherita? Daniele? E tu? Ecco, Davide o Daniele, immaginate, la mamma torna e dice, dove sei andata mamma? Mi sono recata dal dentista. Cioè dice, mamma, hai picchiato anche la testa contro lo spigolo dell'ascensore perché parli strano.
capisci? Ecco, l'Italia si nasconde dietro queste cose qua, secondo me, del... Scusa, Daniele, quanto tempo passi su Facebook o simili al giorno? Onestamente? No, poco poco è una risposta molto astuta. Voglio sapere, ti ho chiesto non quanto. Sintesi, brevità. Cioè, ci sono solo 500 persone, siamo tra noi, dai. Eh? Che balla. Daniele, allora, no, cioè questo, no. Se tu in un film poliziesco dici una roba così, ti arrestano subito. Allora, ragazzo, di la verità. Lui ha detto 15 minuti, Davide. Ragazzi, non va bene. È troppo poco. Guardate, ma seriamente, 15 minuti, mezz'ora, ma stiamo scherzando? Oh, guardate che questi saranno i vostri strumenti professionali. Quando andate a lavorare e andrete, e quelli più grandi di voi, un ragazzo di 20 anni deve fare almeno un'ora, arrivi al lavoro, il tuo capo cinquantenne è lì, arriva un ventenne, arriva un ragazzo giovane, finalmente possiamo fare l'account Twitter della ditta, facciamo la pagina Facebook, e voi gli dite... No, io leggevo soltanto il mulino del Po di Bacchelli. Te ti caccia, capito? Allora, da domani una promessa, almeno 45 minuti. Oh. Li sto. Ci sono dei genitori, ha detto, non li portiamo più. Erano orgogliosi che i ragazzi vengono, sono qui davanti, lo dico, sono tutti seduti qua, dicono ragazzi sono giovani, che bello, sono stati a ascoltare uno scrittore, e adesso dicono Satana, no non è vero, dai. Il libro di Beppe si chiama La vita è un viaggio, perché parla di viaggi, parla di vita appunto, e quindi parla di viaggi in molti sensi, metaforici, del viaggio generale della vita, però parla anche di viaggi fisici e reali, e a un certo punto all'inizio lui spiega: voglia di andare ne ho sempre avuta e mi è rimasta, stavo bene in casa con i genitori e i fratelli da ragazzo, sto bene in famiglia oggi, torno volentieri, ma poi devo ripartire. Dopo 2 settimane, mia moglie Ortensia lo sa, comincio a maneggiare borse e giacconi, ne ho di ogni foggia, peso, colore e dimensione. Al rientro da un viaggio, mia moglie Ortensia non lo sa, spesso mi scappa l'occhio sul tabellone delle partenze, in aeroporto, e mi torna la voglia. L'elenco delle destinazioni è ipnotico. C'è qualcuno, presto, che scenderà nella sera di Buenos Aires o nel mattino di Shanghai. I viaggi sono il mio calmante e il mio stimolo. Non mi dispiace ritrovarmi solo in un'anonima stanza d'albergo, lo considero un luogo adatto alla lettura, alla posta elettronica, all'introspezione. Non mi malinconisce cenare da solo in una città sconosciuta. Mi spaventa cenare in gruppo, nei soliti posti, con gente che conosco e magari non stimo. Questa cosa, diciamo, mi è molto piaciuta, la condivido molto. Ogni tanto appunto c'è una sensazione che la solitudine... Ci sono stati dei periodi in cui anche a me appunto mi capitava addirittura nella mia città di provincia di allora, che è Pisa, di andare a pranzo e cena fuori da solo per avere il tempo di leggere un libro piacevolmente in un posto. E a un certo punto mi sono accorto che era una roba che suonava, sembrava un po' strana, no? Un po' sembra che non hai nessuno con cui andare a pranzo. Un po'. E invece è molto fertile, utile, e Beppe ci torna molto... quello che assorbi del mondo intorno a te esattamente perché sei da solo, no? Certo, lo spieghiamo, posso avere il libro? Le parole, la prima parola delle 20 si chiama Atlante e parla proprio di viaggi. Ho scelto la parola Atlante per parlare, dare le mie regole di viaggio e un po' di ragionamento sul fatto che non ho ancora capito e sono diventato un... anzi... Io non viaggio perché sono un giornalista e uno scrittore, io sono convinto di essere diventato un giornalista e uno scrittore perché era la cosa che mi piaceva di più, ma perché volevo viaggiare. Mio papà faceva il professionista crema, era lì, era lo studio di famiglia che aspettava di essere ereditato e io mi ha mandato a Bruxelles a preparare la tesi di laurea in protezione dei diritti fondamentali nelle comunità europee, si chiamavano così allora. Io ci ho messo 2 giorni a accorgermi che i diritti fondamentali nelle comunità non correvano rischi enormi e mi ho fatto 6 mesi fantastici, una cosa. Allora, le parole sono Atlante, brevità, empatia, incoraggiamento, insegnamento, inseguimento, irregolarità, ispirazione, paternità, paura, personalità, politica, precisione,
resilienza, rinuncia, rispetto, semplicità, sensualità, servizio e sipario. Queste sono le 20 parole. Tra l'altro le abbiamo già visitate di corsa almeno una dozzina. La parola Atlante è... a me piace molto, mi piace molto parlare della mia passione per i viaggi e provare a dare qualche suggerimento, un commento su quello che hai detto. Però vedi, è facile, perché la mia o la tua scelta di cenare da soli è una scelta e è un lusso ed è una scelta, ma tu sai che se tu volessi cenare con qualcuno devi prendere il telefono, chiamare qualcuno, mandare un messaggino e puoi trovare un amico, più amici, compagnia, puoi andare. Allora è diverso. La tristezza la prova le persone che non hanno la scelta, la solitudine è chi non l'ha, è la solitudine, quella vera, è quella che non hai scelto, che subisci. La nostra è diversa. Comunque le persone anziane sono sole perché se vanno al balcone vedono qualcuno ma non hanno nessuno da chiamare, usciamo a cena, la signora non può permettersi, nessuno va con lei, la signora di 80 anni che è a casa da sola e non ha più il marito. Noi è diverso, non voglio essere un libro cuore, ma questo è. Allora, tornando al nostro, mia moglie non è gelosa delle mie colleghe, e anche se io ho colleghe che sono... noi, sono più giovani, alcune sono le ragazze, adesso sono tutte bellissime. No, 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 è gelosa del mio iPad, perché sa che io quando sono lì da solo col mio iPad, stasera tra l'altro potrebbe essere la serata buona, se mi trovate in qualche ristorante, non so cosa mangerò perché oggi con un bicchiere di bicarbonato, e sì, a me piace molto. Molti libri sono nati a cena da solo in Cina, in Vietnam, in Inghilterra, in Svezia, in Russia. Io ho viaggiato moltissimo col taccuino. Io porto sempre un taccuino in tasca, anzi è un consiglio che vi do di portare un taccuino, non un iPhone, è un taccuino, l'iPhone e poi il taccuino. E ho scritto quella frase, quel titolo magari o quell'indice che, da cui poi è nato il libro. Ma quante volte mi è successo? Perché non sei distratto, perché non devi fare bella impressione, non devi ascoltare, che pure è importante, sei solo. E la cosa bella dell'ispirazione è che noi ci dimentichiamo che se teniamo la testa occupata come i bagni dell'autostrada Adriatica nelle domeniche di agosto, con su sempre scritto occupato, nella nostra testa le idee nuove non arrivano. Mi siete mai accorti che le idee vengono al mattino nel dormiveglia, quando ancora non siamo pienamente coscienti, sotto la doccia, in aeroplano, magari in treno, nei posti dove possiamo fare meno cose, in cui non facciamo, scriviamo con questo. E ho cercato di dare alcuni consigli per il viaggio, che sono tra l'altro quelli che do a Marta sul palcoscenico all'inizio. La cosa che le dico: Marta, mai più di un bagaglio a mano, mai, perché il secondo bagaglio a mano si rischia di perdere, perché l'attenzione si sposta. Mai, sempre un trolley con quattro rotelline, mai due, perché tra tirare e spingere, soprattutto nelle code, soprattutto nei corridoi dei treni, c'è una grande differenza. E lei mi guarda e mi dice: so che hai quattro? E io, quattro rotelline, faccio tutta questa filosofia sulle quattro rotelline. E lei mi guarda e dice: altre non... Ma sei Clooney in quel film dove lui appunto ha l'ossessione degli aeroporti, delle valigie, eccetera? Bevo meno caffè. E... però il fascino è più o meno lo stesso, anche questo volevo sapere. A un certo punto, sì. È un uomo così vanitoso che di fronte a questa perde il filo. No, non è vero, non sono, no. Stavo riprendendo te, l'hai detto tu, non mi sarei mai permesso. No, io conosco molta gente più vanitosa nel nostro mestiere, e tu anche, quindi non fare il furbino. Allora, e qualcuno passerà anche di qua. Allora, il... Ma cosa ridete? Guarda che maliziosi a Pescara, la malizia adriatica è una roba, oh! Allora, per esempio, una buona regola che metto nel libro, detto, bisogna andare nelle città, bisogna toccare, bisogna ascoltare, bisogna annusare. A me piace molto, i rinonauti, quelli che viaggiano col naso, perché ogni città ha un suo odore. Pescara ha un suo odore, se ve ne parliamo, come tutte le città hanno un odore particolarissimo. E poi vado avanti e gli dico, le regole per i ristoranti, ci sono lì. E, cioè, scherzando fino a un certo punto, sapete quali sono? È molto semplice. Un'altra cosa utile,
Ristoranti, molto semplice. Mai scegliere un ristorante che ruota, galleggia o cammina. Mai scegliere un ristorante che espone le foto del cibo che serve. Mai scegliere un ristorante che abbia bei quadri alle pareti. Cioè la qualità del cibo è sempre inversamente proporzionale al gusto e ad artistico del proprietario. Per essere certi di mangiare bene bisogna andare in posti in cui ci siano appesi al muro gli orrendi dipinti della nipote del proprietario. Fidatevi, io ho visto due o tre, oggi passeggiavo per Pescara stamattina, due ragazzi, spero siano qua, due simpatici travel blogger di viaggio, mi hanno portato in giro per Pescara, e ho visto un ristorante e ho detto qua si mangerà benissimo, perché c'era un Nettuno, un Poseidone sul tetto che infilava qualcuno, c'erano nasse, reti, delle cose tutto colori, e io sono stato lì, mi hanno portato il primo anno che sono venuto. Ah, sarei andato subito, si mangiava benissimo. Certo, se tu vai ci sono i quadri che sembrano rosai così, conto alto e qualità così, fidatevi. Allora, poi chiudiamo perché ho un impegno più importante, ma volevo, ero curioso, tu dici poco dopo, diciamo siamo alla quarta pagina che avevo sottolineato, ma non siamo riusciti più ad andare a tutte le altre. Viaggiare rende umili, perché significa sbagliare e ammettere i propri errori. Allora, pensando anche che sia una buona ispirazione per il tuo prossimo libro, perché tendi a appassionarti a questa cosa di elencazione, adesso ti chiedo di ammettere i tuoi errori. Errori stasera, errori nella vita, errori nella scelta della squadra di calcio, mai. No, dipende, è un po'... No, tu... Ero curioso di sapere adesso seriamente, diciamo non è una domanda da Marzullo, ma appunto, se il viaggiare rende umili e permette di capire, ammettere i propri errori, tu viaggiando tanto quali errori hai capito? Di viaggio, durante i viaggi? Cioè non è che faccio una... ammettere i propri errori viaggiando, intendevo. È un uomo, diciamo, che non sa trovare nella memoria errore. Ma no, voglio dire, sono simpatici, ridono, cioè, però ci sono 500 persone, non è che faccio l'auto da fè qui e racconto tutte le cose... Va bene così, non importa. Ti dico un errore che non ho fatto. Ho accettato di venire, quando Luca Sofri mi ha detto vieni a Pescara che c'è un pubblico super, ho detto vengo, grazie a tutti. Grazie molte a tutti quanti.